riunione della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali del Comune di Gela ieri pomeriggio in concomitanza con l'arrivo del polo tattile itinerante dell'Unione Italiana Ciechi che ha fatto tappa in città. L'obiettivo è quello di ottenere un report dei non vedenti ed ipovedenti al fine di incentivare i diritti ad un'assistenza maggiore e fornire un aiuto concreto. Abbiamo ricevuto da parte del Presidente l'invito a vedere questa realizzazione. Sinceramente avevo un po' di timore perché l'idea del buio già di per sé mi mette un pochettino di malessere, però ho potuto constatare che con il lavoro di tutti e la partecipazione si possono fare grandi cose. È stata un'esperienza al di poco bella, addirittura io direi anche destabilizzante per certi aspetti, però l'ho trovata abbastanza interessante. I volontari sono di una squisitezza e di una semplicità unica, questa è la Gela che mi piace e che vorrei che tanti giovani si accostassero al volontariato, questo qualunque altro sia, al servizio dei, una volta si chiamavano invalidi, oggi sono diversamente abili. L'esperienza è stata abbastanza interessante, oltre che a insegnarmi che il mondo dei non vedenti non è un mondo semplice. Posso dire che auguro tutti i migliori auspici affinché i non vedenti possano un domani avere le stesse opportunità e la stessa possibilità dei vedenti. L'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. L'esperienza, devo dire, incredibile, emozionante sotto tanti punti di vista, perché mi ha permesso di entrare in contatto con quello che è un mondo veramente sconosciuto, che per me è quello degli ipovedenti e dei non vedenti. È un modo per sensibilizzare appunto tutti al rispetto altrui, per capire perché appunto è la conoscenza che ci permette di avvicinarci in una maniera più leggera, più sensibile nei confronti di queste persone che vivono questa disabilità. Incentivare quelli che sono i diritti che giustamente loro rivendicano ad un'assistenza maggiore e ad un aiuto sempre più concreto, sia perché che riguardino appunto tutte le fasce d'età, dai bambini fino ai lavoratori e alle fasce poi ancora più anziane con l'aiuto appunto con l'assistenza domiciliare.